Ciao a tutti, da Andrea. Questo è il mio sistema di sicurezza, di allarme, che sto costruendo con l'ausilio di Arduino. Il sistema è composto da una centralina, un modulo che metterò sul balcone e un modulo che metterò in cantina. Questa è la centralina, che è composta da un Arduino Mega 25660, un modulo SD per salvare la log, un modulo Ethernet V5100, un sensore di luminosità, fotoresistenza, per l'illuminazione dinamica del monitor, così di notte non rimane acceso. Sensore di temperatura, XB per le comunicazioni, questo qua è settato in coordinator. Un modulo RTC, 5 tasti per la gestione degli allarmi, degli alert e delle eventuali intrusioni. Passiamo al modulo cantina. A parte la power bank che adesso non è ancora collegata, ma verrà utilizzata più avanti in caso di interruzione dell'alimentazione, troviamo un Pro Trinket dell'Adafruit 5V 16 MHz, un relè a due porte che verrà usato per l'attivazione dell'allarme, della sirena. Un modulo NFC, un sensore RAID, non so come si dica, un modulo per la temperatura, vabbè, il piezo e i LED di status dell'allarme. Ovviamente il suo XB settato in modalità router AT, non API. Passiamo al modulo del balcone. Anche qua relè con due porte, uno qua verrà usato per la luce e l'altro per l'eventuale sirena. XB per la comunicazione, sempre in router AT, sempre un Pro Trinket dell'Adafruit 5V 16 MHz, sensore temperatura di HT 11 e un modulo PIR, che adesso è chiuso perché sennò continuerebbe a scattare. Questa qua è l'output seriale della mia centralina, dove riceve tutti i dati. Ovviamente tutti i dati sono codificati, da dove arriva l'input, da dove deve andare, il tipo di input e il valore dell'input stesso. Passiamo alla dimostrazione pratica. Cantina. Come funziona? Se l'allarme è attivo, stacco il sensore RID dall'altro pezzo, fa scattare un countdown di tot secondi in cui, se non ci si è autenticati tramite tag NFC, fa scattare la sirena e manda un impulso tramite XB alla centralina. E dalla centralina posso decidere cosa fare. Vi faccio vedere. Primo modo di autenticazione tramite NFC. Adesso, come potete notare, il LED è su verde, anche se qua non si vede tanto bene il colore. Il LED è su verde, significa che l'allarme non è attivo. Il relè è attaccato. Sensore RID è vicino all'altro, il lettore NFC è attivo. Passo la tag NFC, parte il countdown di 10 secondi. Perfetto, adesso l'allarme è attivo, il LED giallo si è acceso. Se adesso stacco il sensore RID dall'altro, ho 10 secondi per autenticarmi.
altrimenti adesso mi sono autenticato ed è tornato su offline l'allarme. Ripasso la tag NFC per riattivarlo e vi dimostro cosa succede se non ci si autentica. Vedete, il LED è acceso. Scatta il relè, è attaccato l'allarme. E sul modulo centralina, intrusione cantina. Il suono che avete sentito è l'email che mi è arrivata perché appunto il modulo ha rilevato un'intrusione. Ovviamente è scattata anche il relè del modulo sul balcone, così si attiva anche la sirena anche sul balcone per avere, diciamo, una ridondanza della sirena. Come vedete, il LED della centralina intrusione si è acceso. Mi disattivo. E disattivo anche la sirena e l'allarme, altrimenti dopo 60 secondi comunque si spegne in automatico. Ovviamente lo status del modulo della cantina posso gestirlo anche in remoto dalla centralina con i tasti e l'XP. Cantina on, cantina off. Ovviamente non è immediata la cosa perché devono trasmettersi i dati, gli XP. Schiacciato, rischiacciato. Ovviamente posso comandare la sirena anche da remoto. E questo rimane attivo per 30 secondi, no, 60 secondi. Il tempo lo deciderò dopo. Adesso vedo che il telefono non mette a fuoco nulla, molto bene. Molto bene. È tornato a fuoco. Ho qualche problema di alimentazione, c'è attaccata troppa roba. Devo trovare il modo di ottimizzare un po' il tutto perché, come vedete, mi va in balla l'orario. Modulo balcone. Il modulo è composto da l'XP, il Pro Trinket, il sensore temperatura umidità di HT11, il relè e il modulo PIR. Le due porte, perché uno mi servirà per gestire la luce che si accende in automatico appena il PIR rileva un movimento, e l'altro l'allarme che verrà gestito comunque dalla centralina on demand, quindi non partirà in automatico per ogni rilevazione del PIR, altrimenti sarebbe un suicidio. Adesso l'XP sta comunicando il proprio status alla centralina. Dimostrazione, vi faccio una dimostrazione pratica di come funziona il modulo balcone, che adesso, se riesce a mettere a fuoco, okay, vedete balcone off online, significa che l'allarme è disattivato ma il modulo è online, cioè lo vede, è presente. Ad esempio, se dopo 5 minuti la centralina non rileva un segnale dai moduli, al posto di online ci sarà offline e mi si accende una luce di alert, questo per segnalarmi che appunto un modulo è offline e vedere cosa c'è che non va. Non fate caso a temperature e tutto quanto perché, come ripeto, problemi di alimentazione e non sono affidabili. Si vede dall'orario che mi porta tutto a 2146 o allora 146 minuti. C'è anche ho implementato anche la funzione di watchdog dei miei dispositivi di rete,
grazie alla porta Ethernet che uso anche per l'invio degli alert via email. Se ad esempio stacco il router e dopo tre pingate questo non viene rilevato, il modulo mi va in KO, knockout, e mi si accende il LED di warning. Adesso sopra il tasto giallo non si vede, ma c'è. Tasto il LED di warning si accende anche se i moduli vanno offline, così ho subito in vista quello che non va. Procediamo all'attivazione del modulo balcone. Vi faccio vedere. Balcone on. Se adesso io prendo il PIR e lo muovo, noterete che mi arriverà una segnalazione. Aspettate che vi faccio vedere. Accendo la log. Nuovo sensore PIR. Scattato il relè. Intruso nel balcone. E mi è arrivata l'email. Andiamo a vedere. Secondo di nuovo, se riesce a mettere a fuoco. Intrusione balcone. Questo è il modulo balcone. Vedete, c'è anche la segnalazione di alert, di intrusione, se il telefono riesce a mettere a fuoco, e il LED rosso sopra il tasto di intrusione si è acceso. Se lo spengo, mi tira via anche la segnalazione.